In breve potremmo riassumere la sua biografia con questa frase: monaco nel cuore, frate di campagna, missionario della misericordia, del silenzio e della gioia. È un grande piacere per noi questa mattina ospitare, anche se solo in collegamento Skype, Fra Emiliano Antenucci, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio, in questa giornata, che è la giornata mondiale della vita consacrata. Pace e bene, Fra Emiliano, buongiorno. Pace e bene, oggi è una grande festa per tutti i consacrati. Ecco, allora, prima di puntare l'attenzione appunto su questo, vorrei chiederti che aria si respira nel Santuario della Madonna del Silenzio ad Avezzano questa mattina? È una grande aria di silenzio, perché il frutto del silenzio è la pace, la gioia e anche la riconciliazione, soprattutto con se stessi, con Dio e con tutte le persone che abbiamo nel mondo interiore. Questo è importante, perché il frutto del silenzio è l'abbandono in Dio ed è una pace profonda. Ecco, Fra Emiliano, questa giornata si innesta in un momento di grande preghiera, di festa per ciò che stiamo vivendo, anche e soprattutto dal punto di vista liturgico. Ecco, come si possono parallelamente leggere questi due momenti fondamentali, la vita consacrata e la presentazione del Signore al Tempio? Ma innanzitutto dobbiamo dire che cos'è la vita consacrata, perché forse a qualcuno non è chiaro. La vita consacrata è una radicalizzazione un po' del nostro battesimo. E siamo tutti, con il battesimo, re, sacerdoti e profeti. Quindi è la profezia del mondo d'oggi. Allora il compito del consacrato non è tanto fare tante attività, ma è quello di stare ai piedi di Gesù, consolare il popolo di Dio, e di essere dei profeti, di luce, di speranza. Questo è fondamentale. Pensiamo a tante suore che lavorano nei carceri, negli ospedali, nelle scuole, nel campo dell'educazione, oppure anche a tanti frati missionari che predicano, che confessano. Io ad esempio qui confesso tanto. Quindi il nostro compito non è tanto fare dei servizi. Forse questo ancora si capisce, perché San Bonaventura diceva di noi frati che noi siamo gli operai della seconda barca, quindi nel senso che andiamo in aiuto a quelli della prima barca, che sono i parroci. Quindi il compito, credo, che anche dei frati è quello di aiutare i parroci nella spiritualità, nella predicazione e nella confessione. Nel Santuario della Madonna del Silenzio, Fra Emiliano, c'è proprio l'immagine, l'icona della Vergine del Silenzio, che è raffigurata con un gesto molto bello ed eloquente, quello di mettere il dito sulla bocca, è proprio così? Ma poi, oltre il dito sulla bocca, c'è l'altra mano, come a dirci che se vuoi capire tutto nella vita non devi correre, ma ti devi fermare. Abbiamo delle immagini proprio dell'icona, sì, della Madonna del Silenzio, mentre adesso stanno scorrendo quelle del santuario. Ecco, appunto, abbiamo proprio una bella immagine che chiederei alla regia di mostrare, così facciamo anche capire ai nostri telespettatori di che cosa stiamo parlando. Eccola qui l'immagine. Ecco, dicevi, Fra Emiliano, sì, appunto, di questa mano che invita alla riflessione, in un certo senso, a fermarsi e a riflettere anche su quello che, sì, è il corso della propria esistenza. Non possiamo correre al mondo che corre ancora più velocemente, quindi ci sono dei ritmi spaventosi. Allora credo che la vita è un miracolo, la vita è un grande dono, la vita consacrata, ma anche la vita in se stessa. Allora solo quando tu ti fermi, cominci a gustare la tua vita, ad apprezzare la bellezza delle relazioni, quando tu ti fermi puoi ricominciare a vivere, a sognare e ad amare. Questo è fondamentale. Quindi questa mano è profetica della Madonna, che dice all'uomo di oggi, che è l'uomo veloce, è la donna veloce, che corre, 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 tutti corriamo: fermati, perché il cielo è dentro di te ma anche fuori di te. Ecco, Fra Emiliano, facevi riferimento qualche istante fa alla luce, che poi è anche il simbolo dominante di questa giornata. Essere luce per il prossimo, un compito dei consacrati, ma non solo. Come possiamo noi non consacrati esserlo per il prossimo? Beh, c'è una frase di Gesù che fa pure scalpore: voi siete la luce del mondo e io sono venuto a portare il fuoco. Quindi la luce al doppio aspetto, quello di illuminare
di una stanza nel buio, quindi quello di illuminare il mondo, di essere sale e luce. Il Signore non ha detto siate il miele del mondo, quindi il sale brucia, è interessante questo. E Certo. la luce, quindi da una parte illumina, ma anche da una parte distrugge il buio, distrugge il peccato, distrugge la morte. Quindi il compito anche di ogni cristiano, e difatti anche una simbologia del battesimo, è quello di portare la luce, di essere portatore di luce agli altri. Questo è fondamentale. Fra Emiliano, tu hai inventato il corso del silenzio, parla il silenzio, che è stato tradotto anche in spagnolo e riprodotto in Messico da diversi anni. Sei autore di numerosi libri. Io vorrei chiederti un consiglio questa mattina. Scendiamo nel pratico, scendiamo nel quotidiano. Quando possiamo, ecco, adesso la regia sta mandando in onda la copertina del libro che è in stampa e che uscirà a fine febbraio, poi magari faremo un riferimento in conclusione. Ci dai qualche consiglio? Allora, quando sentiamo, no, che non riusciamo a stare in silenzio, ma vogliamo dire quella cosa, vogliamo dire quella parola, vogliamo fare quell'osservazione, che è meglio che non facciamo perché poi potremmo pentircene. Che cosa dobbiamo fare? Dacci un Innanzitutto, allora, consiglio. consiglio a tutte le persone che ci ascoltano di fare ogni giorno un quarto d'ora, mezz'ora di silenzio, perché non è vero che non abbiamo tempo, c'è tempo per fare tante cose, quindi è importante che noi, ecco, chiudiamo gli occhi per vedere la luce e ritorniamo in noi stessi per ascoltare la brezza leggera del vento, cioè il silenzio. E il silenzio, ci sono degli studi stupendi anche di neuroscienze, fa bene al cervello, fa bene al cuore, fa bene alla salute dell'anima e del corpo. E poi anche l'uso delle parole. Tu sai benissimo da giornalista Paola che le parole possono fare tanto bene e tanto male. Le parole possono dare vita e morte. Le parole, qualcuno ha scritto, sono pietre, proiettili. Allora il silenzio ci fa gustare l'uso delle parole, perché solo se noi facciamo silenzio possiamo dare delle parole autentiche, delle parole vere, delle parole di speranza e di luce. Allora dobbiamo, ecco, equilibrare sull'uso delle parole, soprattutto oggi che c'è anche una guerra di parole, una guerra mediatica. Basta vedere i notiziari, basta vedere, girare un po' su Facebook, c'è una violenza di parole spaventose. Allora è importante anche un po' il silenzio digitale e il Ecco, silenzio delle parole. ovviamente, certo. È importantissimo, certo, disintossicarsi da questo modo di vivere. Uno stile di vita è diventato ormai anche quello di riproporre, diciamo, le proprie emozioni, i propri sentimenti nascosti dietro una tastiera, facendo per lo più male al prossimo. Ecco, un giusto richiamo quello di abbandonare per un po' anche determinate cattive abitudini. Ma Fra Emiliano, Tu vogliamo. devi essere dei leoni da tastiera, dei missionari del silenzio, Che forse. bello, Bella, bella, bella sì, questa sicuramente definizione. una bella definizione questa. Poi da contraltare ovviamente c'è il discorso che il superfluo, le parole superflue, le parole cattive possono far male, ma poi ci può essere anche il contraltare, e facevi riferimento anche alla professione appunto giornalistica, del non tacere a volte è necessario. Allora, pensa ai genitori, pensa alle suore. Oggi ricordavo, ecco, io mi trovo a fare il frate grazie a una suora che mi ha regalato una vita di San Francesco. Dici, leggi di questo, era una suora che aveva avuto all'asilo. Quindi quanto è importante le parole, soprattutto delle figure di riferimento, di un genitore, un educatore, un insegnante. Quanto possono fare bene, ma anche quanto possono fare male. Quindi è importante l'uso delle parole, perché ci educa e una parola ti può cambiare la vita, in bene e in male. Quindi, grazie a questa risposta abbiamo anche, ecco, si è evidenziato un po', Fra Emiliano, che la tua vocazione, visto che parliamo di vita consacrata, è nata grazie ad un libro sul Santo di Assisi. Sì, San Francesco mi ha cambiato la vita, insomma. Jim Morrison diceva fatti una canna sotto le stelle. San Francesco, meglio che non te la fai le canne, perché le stelle le vedi lo stesso, quindi non è che ti devi sballare. Ecco, io uso le droghe naturali, che sono la preghiera, l'amicizia, la gratitudine e la bellezza. Queste sono le droghe naturali, che sono gratis, naturali, e fanno veramente bene. Invece tutte le altre droghe, purtroppo, che girano tanto,
ci distruggono il cervello, il cuore, distruggono i rapporti, distruggono le famiglie. Questa è un'altra piaga sociale che abbiamo, almeno dove vivo qui. Allora, usare queste droghe naturali che ci fanno bene, ci fanno vedere meglio le stelle. Ricordiamo in conclusione, Fra Emiliano, che è in stampa e uscirà a fine febbraio il tuo ultimo libro, Nati per fiorire, ecco, scritto a quattro mani con Alfredo Altomonte, Edizioni San Paolo, la prefazione di Don Davide Banzato. Sì, e questo libro è scritto con un mio amico, un colloquio con un mio amico bravissimo psicologo dell'UPS, è praticamente un laboratorio di bellezza per i giovani. Quindi ognuno di noi è un talento, ognuno di noi deve riscoprire tutta questa bellezza. Perché secondo me, uso questo termine, un delinquente è uno che non ha visto la luce, è uno che non fa esplodere la speranza, la luce e il bene. E ognuno di noi deve far esplodere tutti i doni che il Signore ha messo dentro di sé, perché i doni non sono per noi, i doni sono per Dio e per gli altri, bisogna mettere a disposizione. Ecco, oggi è la vita consacrata, che è un dono, allora dobbiamo essere un dono. Diceva una bellissima canzone di Renato Zero, la vita è un dono legata a un respiro, al respiro dello Spirito Santo. Che bello anche questo ultimo spunto di riflessione, Fra Emiliano, e noi ti ringraziamo davvero di cuore per averci offerto questa possibilità di introduzione e approfondimento ulteriore a questa giornata, ma soprattutto al tema della vita consacrata. Grazie, alla prossima occasione, Fra Grazie. Emiliano. Poi volevo ringraziare anche il vostro direttore, che poi ci ho scritto un libro insieme, Stefano Campanella, e poi Padre Pio. Padre Pio credo che sia il raggio di sole all'umanità, sia l'esempio proprio di vita consacrata, di pregare, di amare, di offrire tutto al Signore e alle anime. È proprio così, grande esempio per i consacrati, ma grande esempio anche per noi laici. Grazie Fra Emiliano, grazie di cuore. Pace e bene. A Ciao, presto, pace e ciao. bene. Pace e Grazie. bene. Allora, andiamo in pubblicità per poi proseguire il nostro appuntamento di oggi con altri ospiti, notizie e approfondimenti. State con noi.